Dal sottosuolo al nucleo storico della città, dall'area grotte al centro del paese, nel cuore del centro storico, con un progetto che porterà i visitatori oltre il tempo e le convenzioni. Si chiama Le Porte della Badessa ed è la nuova esperienza che dal prossimo autunno porterà i turisti direttamente dalle grotte ai suggestivi vicoli del paese di Castellana Grotte. Il progetto, che prevede la decorazione di circa 10 porte ogni edizione, racconta di un capitolo affascinante della storia del tempo, quello vissuto nel periodo compreso tra il 1266 e il 1810, quando il potere spirituale temporale era detenuto da una donna, ovvero dalla badessa del monastero di San Benedetto, alla quale erano concessi privilegi straordinari come l'uso delle insegne vescovili. Si tratta di un cammino storico-artistico che collega il centro alle grotte e viceversa, una sfida, un viaggio nel passato che riaccende la vita delle antiche porte di legno e ferro, trasformandole in opere di bellezza ritrovata. 44 porte in tutto che narrano, grazie alla mano di diversi artisti pugliesi, differenti punti di vista sulla figura della badessa. Cercheremo in questo triennio di mandato, pensiamo di farcela, dobbiamo anche trasmettere un tour culturale. L'obiettivo è proprio quello di trasformare il centro storico in una galleria a cielo aperto, e devo dare atto, sì è vero che la società Grotte ha collaborato da diversi anni dall'inizio, però devo dare atto al presidente attuale di aver capito l'intelligenza di questa operazione.